Prima di Baudelaire, i letterati si sono limitati a esplorare la superficie dell'anima. Baudelaire è andato più in là. Si è calato sino in fondo alla inesauribile miniera. Si è cacciato per cunicoli abbandonati o ignorati. Si è spinto in quei recessi dell'anima in cui si ramificano le mostruose vegetazioni del pensiero. Laggiù soggiornano le aberrazioni e le malattie, il tetano mistico, la febbre della lussuria, la tifoide e i vomiti del crimine. Là, Baudelaire ha trovato a covare sotto la tetra campana del tedio la spaventosa menopausa dei sentimenti e delle idee. Baudelaire ha rivelato la psicologia morbosa dello spirito che ha toccato l'ottobre delle sensazioni. Baudelaire ha narrato i sintomi dell'anima. Che il dolore si accaparra, che lo spleen privilegia. Ha additato la progressiva consunzione che mina la sensibilità quando gli entusiasmi si raffreddano, le fedi della gioventù inaridiscono. Quando l'intelletto, schiacciato da un destino assurdo, più non resta che l'arido ricordo dei mali sopportati, dei rifiuti subiti e degli oltraggi sofferti. Verlaine, lui solo, è riuscito a suggerire certe conturbanti intimità dell'anima, pensieri meno che sussurrati, confessioni così a fior di labbra ed interrotte, che l'orecchio di chi le percepisce resta esitante, mentre nell'anima si diffonde un languore ravvivato dal mistero di quel soffio più che udito, indovinato. Non era più l'orizzonte che si godeva sconfinato dagli indimenticabili balconi spalancati da Baudelaire in un chiar di luna. Era uno spiraglio dischiuso su un panorama più stretto e più intimo di privata proprietà dell'autore. Edgar Allan Poe ha in certo modo reso più raccapricciante la morte, l'ha trasformata in qualcos'altro, con introdurre in essa un elemento algebrico e sovrumano. Più che l'agonia in sé, Edgar Allan Poe veramente descrive l'agonia morale di chi al moribondo sopravvive, del superstite, ossessionato davanti al lamentevole letto da paurose allucinazioni partorite dal dolore e dalla stanchezza. Con arte fascinatrice, implacabile, Edgar Allan Poe calca sulle manifestazioni dello spavento, sui cedimenti della volontà. Vi ragiona su con freddezza, prendendo poco a poco alla gola il lettore, strozzato, ansante, davanti a quegli incubi, colta automaticamente da febbre. Squassate da nevrosi ereditarie, in preda a malattie morali, le sue creature vivono a spese di nervi. Le sue figure femminili possiedono un'immensa erudizione, sono imbevute dalla nebbia della filosofia tedesca, conoscono i misteri cabalistici dell'Antico Oriente e tutte hanno seni lisci ed inerti come angeli.
Edgar Allan Poe, con i suoi amori bianchi, aerei, in cui il sesso non entra, dove solo il cervello erige, senza interessare organi che, se esistono, restano costantemente frigidi e vergini. Questa sala operatoria del cervello, dove, procedendo le sue vivisezioni, in un'atmosfera soffocante. Questo chirurgo dell'anima diventa preda della propria immaginazione, che fa lampeggiare, come miasmi, apparizioni sonnambuliche o angeliche.